Mi sentite parlare spesso di biologico e di questo messaggio sul biologico che comincia a varcare i confini regionali. Il fatto che noi siamo la terza regione più bio d'Europa e la prima in Italia, con investimenti molto importanti e con il tentativo che stiamo anche operando insieme al Dipartimento, insieme alle organizzazioni agricole, di mantenere questo trend anche per la programmazione 23-27. Ma sul benessere animale non ne parlo spesso. Noi siamo indicati dalla Commissione Europea come regione da seguire quale modello, perché abbiamo investito tantissimo, continueremo ad investire ancora di più nel quinquennio 23-27, perché sul benessere animale abbiamo destinato oltre 60 milioni di euro che premieranno innanzitutto tutte le aziende che vorranno fare benessere animale, che vorranno investire sul benessere animale, perché naturalmente questo significa sostenibilità e quindi la nostra regione deve distinguersi dalle altre come regione green, come regione che investe non solo sul biologico, non solo sul mancato consumo di elementi come il glifosato, ma anche e soprattutto, e questo lo ritengo molto molto importante, su un altro dato che è quello del rispetto dei nostri allevamenti, degli animali dei nostri allevamenti e sulle modalità di allevamento e soprattutto sulle modalità di trasformazione.